Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Le limitazioni per gli italiani non sono ancora finite. Lo stato di emergenza proclamato a gennaio termina il 31 di luglio, ma Conte ha pensato di chiedere la proroga fino al 31 di dicembre, per poter ancora chiudere, aprire, fare zone rosse, zone arancioni in Italia, poter fare quello che ha fatto fino adesso. Beh, realmente il suo intento è un altro, è quello di prolungare la vita del suo governo, perché con i poteri speciali della proroga dello stato di emergenza lui può fare i DPCM, i decreti del Presidente del Consiglio, che non hanno bisogno di passare né dalla Camera né dal Senato, dove al Senato i numeri lui non li ha più e quindi evita proprio i passaggi parlamentari, quei passaggi parlamentari che fanno dire a molti politici italiani che il Parlamento è diventato inesistente da quel Conte che criticava Orban, che aveva i superpoteri, lo derideva, ma lui ha fatto esattamente la stessa cosa. E quindi c'è in vista un nuovo DPCM che deve rinnovare le misure in vigore per contenere il contagio. Quindi l'esecutivo, cioè il governo, pensa ad alcune misure, ma vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio. Prorogare il divieto di ingresso per chi proviene da alcuni paesi a rischio e delle regole più chiare per evitare gli assembramenti. In vista del nuovo decreto del Presidente del Consiglio, quelli che non devono passare appunto dal Parlamento in quanto fatti in uno stato di emergenza, non sono dei classici decreti ma dei DPCM, deve rinnovare le misure che sono adesso in vigore per contenere il contagio, che scadono proprio il 14 di luglio. E così il governo fa degli aggiustamenti. Roberto Speranza, il ministro della Salute, martedì nel Consiglio dei Ministri illustrerà dopo in Parlamento i provvedimenti. Una delibera del Consiglio dei Ministri sarà invece firmata per far slittare alla fine dell'anno lo stato di emergenza e legittimare le restrizioni della libertà personali previste come ha chiesto il capo dello Stato Sergio Mattarella. Sulle mascherine rimane l'obbligo di metterla nei luoghi che sono chiusi, quando non si può garantire il distanziamento sociale. Ma i guanti no, possono rappresentare un rischio aggiuntivo con un impiego errato. Quindi nei locali pubblici bisogna lasciare la propria generalità, che saranno conservate per 2 settimane. Ancora necessaria la sanificazione dei luoghi, gli erogatori dei disinfettanti per le mani, termoscanner in uffici e centri commerciali. Intanto martedì scorso, anzi martedì, è prevista la riapertura delle discoteche, ma il governo vuole mantenere la chiusura delle, chiamiamole, delle sale da ballo fino almeno a fine mese, per altri 17-18 giorni. Se le regioni decideranno di farlo autonomamente, possono eliminare le restrizioni, ma dovranno assumersene la responsabilità, ribadisce Speranza, il ministro della Salute, dopo le riunioni di questi giorni. Anche Francesco Boccia, ministro responsabile per le regioni, condivide questa linea, dicendo di essere convinto che è proprio dai governatori che spetta la decisione di come modulare queste restrizioni seguendo l'andamento della curva epidemica. Intanto, riguardo agli assembramenti, rimane il divieto in vigore. Adesso più che prima, visto che ci sono dei nuovi focolai che nascono in tutto il paese e visto che nel mondo soprattutto non diminuisce l'epidemia, non c'è una curva, ma è una linea retta o una curva al contrario, perché questa linea retta si impenna sempre, sempre di più. E quindi i tempi sono molto più lunghi del previsto e il vaccino ancora non se ne parla. Intanto le multe vengono confermate. Ci sono nei luoghi della Movida
i controlli che proseguono. In tutte le parti delle città, soprattutto nei luoghi di vacanza dove il numero delle persone è alto, che si riuniscono per aperitivi, cene, eccetera, eccetera, ma anche sulle spiagge, negli ultimi giorni hanno segnalato che ombrelloni non rispettano il distanziamento e neanche lettini e sdraio. Quindi può essere che venga emanata una nuova circolare del Viminale proprio sui litorali italiani, mentre poi si parla di fiere sagre, quelle di paese, quindi c'è la necessità di rendere più stringenti i controlli in eventi pubblici, nelle sagre, nelle fiere, insomma tutte quelle cose che in estate ci sono in giro per l'Italia, no? Quelle sagre, fiere, la fiera del tartufo, la sagra della ciliegia, la festa della carne girata al contrario, sapete, tutte quelle feste che ci sono di solito d'estate. E così Roberto Speranza spinge per fermare i grandi assembramenti, a meno che non le regioni non diano il via libera in autonomia. E per questo si attende proprio domani nel pomeriggio il parere degli scienziati su queste misure. Poi sui voli rimangono interdetti i voli da e per l'Armenia, il Bahrain, il Bangladesh, il Kuwait, l'Oman, la Bosnia-Erzegovina, la Macedonia del Nord e Moldova, Brasile, Cile, Panama, Perù e Repubblica Dominicana. Gli italiani che vivono o sono passati in uno di questi stati possono rientrare, ma devono mettersi in quarantena. Rimane l'obbligo di rimanere in isolamento 14 giorni anche per chi arriva dagli Stati Uniti. Certo, questi divieti sicuramente non fanno bene al turismo perché da questi paesi c'è il divieto, ma dagli altri paesi c'è la quarantena per 15 giorni, quindi il turismo realmente non c'è dall'estero, rimane in Italia un turismo prettamente italiano, infatti il calo delle presenze in Italia è del 75%, praticamente abbiamo quasi solamente, unicamente i turisti italiani e di alcuni paesi del nord Europa dove il divieto di quarantena non c'è. Comunque l'Italia da primo paese per contagi e morti è riuscito comunque a frenare il diffondersi di questa malattia, però nel mondo sta imperversando molto più forte di prima. Quindi la situazione economica non solo in Italia ma nel resto del mondo si sta aggravando e poi soprattutto l'Italia è stato uno dei pochi paesi che ha messo il divieto di uscire di casa per 50 giorni e negli altri paesi, in alcuni, hanno vietato l'apertura dei negozi, ma non hanno vietato alla popolazione di uscire di casa. È proprio questo il fatto che ha creato l'aumento vertiginoso dei contagi. Intanto, come vi dicevo, diciamo che anche Conte intanto si rimangia il taglio dell'IVA e sta preparando la giravolta sul MES. Quindi niente calo delle aliquote, solo uno sconto per chi usa il bancomat. Il fondo salva stati non diventa più un tabù. Cosa succede? Che il taglio dell'IVA costa all'incirca un punto percentuale. Diciamo che un punto percentuale di taglio dell'IVA costa 19 miliardi. Quindi quando Conte poi aveva annunciato il taglio dell'IVA, gli avevano fatto capire, guarda che i soldi per tagliarla non ci sono. Su quello ha cambiato idea e sul MES dice non ci sono tabù, ma i soldi che servono urgentemente potrebbero prenderli dall'offerta autostrade di 3,4 miliardi per il risarcimento complessivo del
del danno sulla caduta anche del ponte di Genova. Forse da lì potrebbero prendere i soldi inizialmente che servono senza utilizzare il MES. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.